Abbiamo fatto mezz'ora del primo tempo, bene, abbiamo già un po' lasciato mollare un quarto d'ora dalla fine del primo tempo. Il secondo tempo, prendere un gol subito, abbiamo sofferto tanto, però meritiamo questi punti, non sono un po' arrabbiato per aver fatto questi punti, però fuori casa ci sta, però dobbiamo migliorare meglio molto molto la parte di gestire più la palla quando si vince una partita al primo tempo 2-0. Una partita del genere, quando inizia una partita 20 minuti fa 2-0, fuori casa e giocare qua contro Pescara, una squadra che è in difficoltà, c'è un momento abbastanza particolare, a fare 2-0 e riuscire a non vincere questa partita è abbastanza brutto, diciamo così. Però è una lezione che abbiamo fatto già con la Salernitana, qua è a Pescara, è una squadra che vuoi andare in Serie A, non puoi mai perdere questi punti qua, visto che l'altra sono tutte pareggiate. Quando sta vincendo una partita 2-1 e prendono gol come abbiamo preso sul recupero, a loro è un punto abbastanza molto molto regalato, allora, nel senso, perché noi possiamo fare molto, molto di meglio e noi in un momento di disattenzione abbiamo preso questi gol, però dobbiamo alzare la testa, già abbiamo una partita martedì per rimettere questi risultati. Non solo la mister, ma tutti i tifosi di Bari, tutti quelli che siamo, tutto il nostro lavoro di ogni giorno. È una partita per regalare 3 punti a tutti i sacrifici che facciamo, ogni partita, ogni trasferta e tutte quelle che facciamo. Però non possiamo ragazzi lasciare partire 3 punti così in una partita che possiamo fare anche 2-3 gol che abbiamo fatto. Bisogna già dimenticare subito questa partita, nel senso, non sarà facile, però martedì si gioca e dobbiamo fare il nostro lavoro dentro di casa.